Wow! Papparelle, ci hanno dato il benvenuto. Allora, cari amici, se riusciamo iniziamo, magari. Cosa ho dietro? Allora, mettiamoci bene alla luce. Cosa ho dietro di me? Ho una patata. Patata a forma di cuore. Si vede che a forma di cuore è scesa giù, guardate. Si vede che è a forma di cuore. Allora, intanto vediamo, stanno tornando sulla riva le paperelle. Le paperelle sulla riva. Hanno portato il pesce. Le paperelle. Stanno mangiando il pesce. Perché è orario di pranzo. Più in là stanno facendo, si vede, delle gare di nuoto. E qua le papere mangiano perché è orario di pranzo. Si vede che hanno l'orologio che funziona bene a loro. E si sono prese la scena le paperelle. Ma... incuranti che ci siamo noi, le paperelle gozzovigliano allegramente. Adesso arriva la complice, hanno fatto il pescato, arriva un altro, tutti a niente, all'orario di pranzo, e ci siamo trovati le paperelle a capofitto. Bene. Oh, mangiano che è una squisitezza proprio. Ce lo pappano tutto loro. Ebbene, cari amici, paperella, dai il tuo contributo video. Ecco, fai un saltino. In praticamente il tempo di mangiare se ne sono andate via. Ecco. Va bene. Bene, cari amici, approfittando che è un po' orario di pranzo per tutti, intanto facciamo questo bel video. Questo bel video che si intitola Potato Love, una patata che praticamente vado a comprare le patate e trovo una patata a forma di cuore. Qua appunto la maglietta, qua sto al sole, qua la maglietta che dice in pratica l'acqua è vita, fermiamo l'inquinamento dell'oceano. E infatti dobbiamo badare al mondo. E Potato Love, la patata a forma di cuore, cari amici, la patata a forma di cuore trovata andando a comprare le patate. Qui naturalmente mi ero messo seduto e invece, ok, facciamo un po' così.
Quindi, che pensare da subito? Da subito allora questo video era incentrato su, vedete, l'universo? Ma riuscite a concepire l'universo? L'universo. Vedete anche gli animaletti acquatici mangiano, è orario di pranzo, e mangiano anche loro meno denaro del minimo. Ho fatto colazione tardi. Quindi praticamente l'universo, assolutamente. Qua stiamo sotto un bel sole. Allora discorriamo. Le creature, l'universo, com'è l'universo? Ma guardate, tornano. Tornano sempre, tornano da noi, perché ci riconoscono. Ci riconoscono, quindi siamo creature dell'universo, ma non solo loro che abitano qua, tutti quanti. Quindi noi siamo l'universo assieme a tutto l'universo, siamo una sola famiglia. Questa famiglia noi siamo diversi gli uni dagli altri, però siccome purtroppo siamo abituati alla cattiveria del mondo, ecco che ciò che è straniero, ciò che viene da fuori, ci sembra cattivo. Ma io dico anche da fuori, da altri pianeti, da altri sistemi stellari. Ci sembra cattivo, perché? Perché siamo abituati alla cattiveria che c'è sulla Terra. Facendo un esempio, partiamo dal Medioevo. Facciamo un esempio partendo dal Medioevo. Qua le nostre paperelle. Ma venite, venite che c'è, vi filmano, andate su YouTube. Però a loro gli interessa il pesce. E qua abbiamo la patata. Non chiamiamo adesso quello lì delle patatine, perché non mi sembra il caso, ok? Comunque, fantastica giornata, tanto per cambiare, non le scelgo così, le scruto bene le giornate in cui fare questi giri, perché non è che tutti i giorni posso venire qua. Ovviamente bisogna vedere la giornata e si vede la giornata migliore. Oggi è la giornata migliore, diciamo così, speriamo. Se non che, quindi, la cattiveria che c'è sulla Terra, noi possiamo concepire che c'è cattiveria anche nell'universo. Invece, veramente, le creature dell'universo ci amano. È un amore universale. È un amore che va oltre. Oltre. Allora, quest'amore, cosa ne facciamo di quest'amore? L'amore è vita, come l'acqua, che dall'acqua tutti nasciamo. L'acqua è vita, l'amore è vita. Allora, perché vince sempre l'amore, il bene? Perché il bene crea, sviluppa, ok? Come l'amore sviluppa, fa nascere. Allora, benissimo. Veniamo, continuiamo col nostro discorso. Magari le paperelle, i pesciolini, sentendo rumore, si avvicinano. Beh, abbiamo già chi ci ascolta, no? Abbiamo già qualcuno che sta seguendo in diretta il nostro video. Allora, veniamo al dunque. Qui è vicino all'aeroporto di Calcinate del Pesce, siamo a Calcinate del Pesce. Oggi è il 30 di luglio 2019 e martedì con Gennaro Giannini. Allora, l'amore, quindi l'amore universale, l'universo amore. Allora, concependo ciò, capiamo che le creature che popolano l'universo ci vogliono bene, ok? Adesso torneranno queste creature. La prova è che io, per continuare a divulgare fino all'ultimo come avevo promesso, le creature mi hanno detto: guarda,
dobbiamo prepararci a tornare sulla Terra, sarà una cosa bellissima tutti insieme. E quindi, dovendoci preparare, non riusciamo sempre a contattarci, ok? Altre creature sono riuscite a venire in contatto con me, quindi non ho le stesse creature con cui ho il contatto, sono altre creature, però i contatti arrivano fino alla verità. E quindi, continuando con tutto ciò, le papperelle hanno finito il loro pranzo ed è importante quindi la costruzione di ciò che è il futuro. Ovviamente in questo momento per la Terra, anche per agosto 2019, finito il periodo dell'eclissi di luglio 2019, sapete, a 18-19 giorni dopo un'eclissi ci sono diversi eventi legati praticamente al magnetismo terrestre che ha gli influssi gravitazionali, praticamente cambia in base agli influssi gravitazionali. Questi influssi gravitazionali cambiano anche in base all'avvicinarsi del pianeta Nibiru, che transiterà tra Marte e Giove, un pianeta di cui gli astronomi non hanno mai dato nozione. Però assolutamente vi dico, esiste, pur dicendolo io, ok. Però Gennaro Gelmini, io con questi contatti non ho mai avuto dubbi dal 1999. Perché 1999? Perché nel 1999 ho finito di fare politica che facevo, conoscendo quello che era il futuro del mondo. Io facevo politica per l'ambiente, conoscendo quello che era il futuro del mondo, mi sono interessato di quello che è il futuro del mondo. 20 anni sono passati, adesso queste creature dell'universo, ecco che arrivano per il contatto, loro vivono all'interno anche dei pianeti, quindi all'interno anche del pianeta Nibiru, ecco perché loro arrivano assieme, queste creature Anunnaki, come anche altre creature di altre razze, arrivano in questo preciso momento storico. Adesso siamo nel 2019, appunto 30 luglio 2019, e naturalmente nel periodo ovviamente degli eventi, ecco che ad agosto, finito il periodo dell'eclissi di luglio, agosto 2019, l'aumento di praticamente eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, poi tsunami, onde anomale, tornado e poi anche cadute meteoriche, ovviamente. E già l'abbiamo visto a luglio 2019, io cerco di essere inquadrato nel sole e nel fango, naturalmente. Stanno facendo le gare dei natanti, quindi fanno pure le gare, poi dopo fanno anche i mondiali, hanno fatto anche i mondiali qua di canottaggio in questo caso. Quindi l'universo, anche essendo che nell'universo non c'è bisogno di creare odio, non c'è questo bisogno, ecco che l'universo, amore, l'universo è qualcosa che si apre a ciò che è lo sviluppo. Ecco perché nell'universo lo sviluppo ormai è superiore a quello che è sulla Terra. Tra l'altro, sulla Terra dobbiamo anche considerare
cadute meteoriche e quant'altro. Quindi automaticamente lo sviluppo può essere in alcuni momenti. Wow, eh? Oh oh! Venite, venite pure! Beh, d'altronde, cari amici, è casa delle paperelle e fuggono un po'. Quindi, dicevamo, lo sviluppo a volte può essere fermato, può essere ostacolato in alcuni situazioni, da alcune situazioni, proprio perché noi viviamo all'esterno del pianeta. Se vivessimo all'interno ci svilupperemmo in maniera più cospicua. Però ormai questo incontro con le creature dell'universo fa sì che l'amore universale ci donerà tutto ciò che abbiamo bisogno. Ma cos'è che abbiamo bisogno noi? L'essenziale. Mangiare, bere, vivere. E come siamo abituati, sembra che queste cose essenziali non ne abbiamo diritto. Ce le dobbiamo guadagnare, ok, però d'altronde, se noi non facessimo queste cose essenziali e se noi non solo non trovassimo giovamento, ma noi non trovassimo anche il bello di farlo, di fare le cose belle, se non trovassimo il bello di fare le cose belle, ovviamente, diciamo le cose come stanno, ci estingueremmo. Se noi smettessimo di amare per 100 anni, sappiate, ci estingueremmo, ma forse anche per meno. Quindi è logico che ci deve essere amore, ma aspettate un attimo. In che senso l'amore? Nel senso di voglia di fare, ma non deve essere mai una voglia di fare indotta, ma deve essere una voglia di fare che viene da noi. Perché se abbiamo una voglia di fare che proviene da noi, ecco che faremo. Altrimenti saremo sempre condizionati a fare, ma finché riusciremo a non fare. Tornano alla base, che ne dite, cari amici? Io cerco di stare un po' al sole, così non sto all'ombra. Sono proprio volo radente qua, poi vi farò vedere. Siamo proprio all'aeroporto. Allora, tornando a noi, questa maglietta, appunto, l'acqua è vita. Fermiamo l'inquinamento dell'oceano. E dietro anche c'è, ci sono tanti pianeti Terra, tanti pianeti, e c'è anche un cuore tra i tanti pianeti. Ma perché? Perché d'altronde vivere la vita, ma è così semplice, ma come ve lo devo spiegare io? Allora, Vediamo la spiegazione. Allora,
vi porto a darvi in questo bellissimo posto una spiegazione. Questi bellissimi fiori potevano dire: ma che mi interessa a me di mettere sul fiore? È vero? Allora, se tutti ragionassimo così, perderemmo qualcosa di fantastico. Ecco che il fiore dice: ma a me cosa mi interessa? Cosa ci guadagno io a mettermi in mostra? E vedete, vedete? Basta poco. E questa è Potato Love. Guardate che bello, Potato Love con i fiori. Allora questa già non vale? Non vale Potato Love con i fiori? Guardate, eh? Potato Love con i fiori non vale già? Allora, cari amici, l'ho trovata così. Ecco, guardate. Sto attento alla borsa, le anatrelle che scappano. Ecco, io potevo benissimo dire: ma una patata, me la mangio, no? E invece, incredibile, una patata a forma di cuore. Cosa sta a dire questa patata? Ma è la vita. La vita è tante belle cose. Guardate che bello, guardate che bello. Ma questi posti potete trovare anche a casa vostra, ma volendo ci sono, dai. Però oggi, in via eccezionale, ve li faccio vedere a casa mia, che sono venuto con 0 euro qua. I soldi ce l'ho, però cosa succede? Che non ho dovuto spendere un bel nulla per venire qua, perché io qua ci abito, ok? Ed è fantastico. E cari amici, notate cosa sta succedendo nelle città in questo ultimo periodo. Oggi siamo al 30 luglio 2019. Nelle città, ma in tutto il mondo, in America come in Europa come in Italia, blackout, come dicono, a macchia di leopardo un po' dappertutto nelle città. È tutto relazionato all'universo, anche in relazione agli eventi 18-19 giorni dopo l'eclissi. Abbiamo avuto l'eclissi di sole e l'eclissi di luna nel luglio 2019. Adesso 30 luglio 2019, quindi porta gli eventi ad agosto 2019. Adesso ho cambiato la scheda di memoria, e quindi con gli ultimi minuti essenziali andiamo un po' a vedere ciò che ci circonda. Da, naturalmente, dal lago di Varese, da Gennaro Gelmini, calcinate del pesce, Varese, al 30 luglio 2019. Gennaro Gelmini, con il sole e qualche nuvoletta. Qui sono altri rumori, ma dall'aeroporto di Malpensa. I cigni, cari amici. Ecco. Qui dal lago di Varese. Gennaro Gelmini e Potato Love, ovviamente.
cari amici, guardate che bello. Un amore di patata. Cosa ci dona questa patata? Amatevi tutti. Un amore di mondo e un amore di universo. Con pure qualche nuvola ballerina, eh? È vero? E adesso torna il sole. Potete lo... Volano tutti! Vieni. Sembrano, se non mi sbaglio, dei germani reali. Dei pesci verdi, delle arborelle, qui al lago di Varese, 30 luglio 2019, la panchina e chi si gode la panchina, eh? Ci godiamo la panchina.